Ricominciamo. Io vi ricordo che questo è un gioco horror. Vi potreste un po' spaventare per alcune situazioni. Non fa paurissima, è più ansia che paura. Ci troviamo nella sezione mineraria della Ishimura, questa enorme nave che abbiamo raggiunto perché ha richiesto un soccorso, dato che è guasta. Ma all'interno abbiamo trovato che quasi tutti sono morti e si sono trasformati in dei simpatici esseri alieni, zombie, pazzi. Noi siamo questo Isaac, che è una sorta di ingegnere e che si ritrova a fare delle missioni assurde per salvarsi la vita. E appunto siamo nella sezione minerale della nave per cercare un radiofaro di emergenza per lanciare un SOS. E sappiamo che in questa sezione si nasconde probabilmente il marchio alieno che ha originato tutto. Munizioni le abbiamo, ma non è che siano tantissime. Siamo su Play 5, come dicevamo prima. Questo è un remake di un gioco del 2008. La grafica ci sta. La cosa più bella, però, secondo me, è l'illuminazione. Guardate che atmosferina che hanno tirato su. Allora, noi fino a qui in realtà eravamo già arrivati. Nello store direi di shopparci qualche munizione. Vediamo se ho da vendere. No, non ho da vendere cose. Ci shoppiamo un po' di questi. Non so quante live mancano a finire il gioco, sinceramente. Siamo a 7 ore di gioco, penso che potremmo arrivare anche a 12. L'amministratore sarebbe nella sala comando lavorazione, ma le sicure sono manomesse. La porta non si apre se non si ripristina la gravità, ma il sistema non la ripristina se ci sono detriti vaganti. Almeno il fascio di lavorazione funziona. Aspetta. Ok, credo di dover prendere questi detriti e lanciarli qua dentro. Anomalia distrutta. Esatto, perfetto. Tra l'altro queste sezioni senza la gravità sono di un figo pazzesco. Anomalia distrutta. Bella. Anomalia distrutta. Ci sono cose che ci fanno versi. Ecco. Guardare un altro. Da quando ho potenziato quest'arma è diventata una bestia comunque. Lui era piuttosto del suo collega per qualche ragione. Questo. Le anomalie fluttuanti sono distrutte. È ora possibile riattivare la gravità. Ok, possiamo riattivare la gravità. Non c'è altro da raccogliere? Inutile. Ehi, buongiorno! No!
No, non ti permettere, stammi lontano. Ma sto bastardo. Sparali, sparali, sparali. Scappa di qua. Finiti? Come al solito sarebbero gestibili, non fosse che ti escono da due parti diverse. Che è un'infamata incredibile. E abbiamo già esaurito i proiettili che mi servivano. Molto male. Teniamo quest'arma e andiamo. Dove vuoi che vada esattamente? Di qua. Urca puttana! Aspetta, questo è armato. Via! Ok. Dietro? No? Madonna. Il mio cuore qua ha avuto un sussulto. Il coso che usciva dalla grata non me l'aspettavo. Curiamoci. Vediamo di mettere magari un'arma tipo questa, che ha almeno un po' di proiettili. Vabbè, così. Magari droppava qualcosa. Forse qui avremo un po' di riposo, dai. Audio log, vai. Supervisore Dallas, ultimo registro. Ho fatto in modo che nessuno possa lasciare questo sottoponte. E nemmeno io potrò. Grazie. GG. Cosa fanno ai corpi? Cosa diventano? E non posso permettere che succeda anche a me. Almeno non avendo nessun arto. Non potrò uccidere nessuno quando verrò infettato. In che senso, Fra? Cosa hai fatto? Dite a Dawn e ai bambini che li amo. Cioè, nel senso, lui si è mutilato. Non c'era bisogno di registrare tutto, però, scusa, eh. Cioè, che messaggio d'addio è? Forza! Un'altra! Coraggio, amico! Ancora uno! Lui si è mutilato per non risvegliarsi, perché sa che il punto debole di quei cosi sono gli arti. Detto questo, GG al doppiatore, cazzo. Ma ha messo il brividino. Autorizzazione confermata. Dobbiamo trovare il radiofaro. Vabbè, però, eh. Cioè, questo gioco ti dà l'idea di essere un topo in trappola, perché è pieno di cose che escono dalle pareti e in più senti rumori che camminano in giro. Cioè, non siamo al sicuro nel corridoio. Siamo in trappola, loro sono attorno. Possono spuntare ovunque. È una sensazione orrenda.
so cosa sia successo. Ma che cazzo sta succedendo qui? Smettila subito. Il rig dell'amministratore ha cambiato posizione. Ci sei? Ci sono. Cerco il radiofaro di tempo sul sottoponte di manutenzione. Aspetta, però c'era un'altra porta che non mi hanno fatto vedere, no? Anche qui, guarda. Autorizzazione confermata. Aha. Oh, finalmente un po' di cose buone. No, questa è proprio chiusa. Non era l'autorizzazione. È incredibile come ogni sezione di sta nave riesca a diventare sempre più angosciante comunque. Mi dà proprio quella voglia di dire no, me ne sto qui, l'ho già ripulita questa zona, voglio star qua fermo. Va bene così, grazie. Poi se non scioppiamo proiettili non si va avanti, eh. Facciamo... No, stiamo così però. Non so se ricordate questa zona. Questa zona anche mette un po' di angoscetta. Posso salvare il gioco, vero? Porca puttana! Maledetto cricco! Bastardo! Mi hai fatto prendere un cazzo di infarto miocardiaco! Puttana Eva! Cazzo, mi hai fatto perdere un ventricolo. Cos'è sta roba? Ah, l'abbiamo già visto. Ehi, Lise, Jacob. Chiudo il radiofaro di soccorso, vado a cercarlo. Ah, fai il culo. Si dice miocardico. Va bene, ripetimelo mentre sto morendo di infarto. Sicuramente mi aiuterà. Hammond. Deve essere nei condotti dell'aria. Portano qualcosa. Portano qualcosa. Di nuovo Hammond. Ma prendi il radiofaro. Andiamo via da questa cazzo di nave. Credo che quelli fossero gli adepti di Unitology che stavano facendo cose. Oh figa. Mo? C'è uno che sta cagando palesemente. Sentite che versi che fa. Figa, sto qua c'ha un blocco intestinale di 2 settimane.
Ce l'ha fatta. È appena uscita. Sì, ma dove cazzo sei a urlare così? Non... Porca puttana. No, 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 no. Tu devi fermarti subito. Cosa di merda, maledetto. Anche tu, fermo, fermo lì, fermo lì. Ma no, l'ha trasformato, figa. Sbagliato arma. Arrivo subito, un attimo. Un attimino solo. Facciamo tutto, ragazzi. Com'è qua la storia? Avvicinarmi a quel coso. Non devo avvicinarmi, cazzo. Ogni volta. È stato un errore gravissimo. Senti. Questo qua. Devo eliminare subito l'affare che prende possesso dei cadaveri. Che se lo fa è sbatta. Gliene lancio un altro. Ma non scassare. È morto? Nel dubbio. Ci togliamo il dubbio. Buono. Qua è chiuso, quindi ci andiamo per forza di qua. Mizzica, che posto di merda però. Cioè, ma davvero devo farmi tutta sta sbatta qua? Guarda quest'altro pirla. Io quando la mattina Karen accende la luce, stai zitto. Devi stare zitto. Hai rotto il cazzo. Voglio risalvare per sentirmi più sicuro. Minchia, Jerry. Cazzo, mi hai distrutto i timpani. Poteva essere... Se lo facevi qui, poteva un attimo levarmi qualche annetto di vita.
serviranno, immagino. È troppo lento e ci sono delle piattaforme, ecco. Mi sono preso da solo? Davvero? Davvero, Isaac, che fai? Non ho più cure. Isaac. Eh? Nicolina, salve! E quindi? Oddio, non riesco a credere che tu sia qui. Io credevo che non ti avrei più rivista. Andremo. C'è un radiofaro qui vicino. Chiediamo aiuto. Il radiofaro? Sì. È chiuso nell'officina. Ti farò entrare io. Di qui. Quella è sua moglie. E tutto ciò è parecchio sasso. Da qui. Nicole, ci sono così tante cose che voglio dirti. Lo so, ma avremo tempo, lo prometto. Raggiungiamo il radiofaro. Ti contano su di noi. Cosa devi fare qui? Olè, buongiorno. Poi, e questo? Ma sarei un po' bastardo, eh? Continua! Mi terrò la vada io! Odio queste cose a tempo così. Mamma mia. L'officina è aperta. Non ti ho mai visto al lavoro. Sei preciso con quell'affare. Ti copro. Ok. Come ti raggiungo? Non si può sparare là, lei. C'è il radiofaro di soccorso. Qui è pieno di condotti di manutenzione. Ti raggiungo. Se ne vedi altri, nasconditi. Ok? Promesso. Ti amo, Isaac. Puoi farcela. Però ci ha aperto la porta. Ci ha aperto la porta. Ha detto ci unirai di nuovo. No, non devi usare il termine unire in questo gioco. Non puoi farlo. È illegale. Inventario pieno, ma scherzi. Radiofaro di soccorso è già qua. Hop. Un ascensorino. Isaac, vediamo un po' cosa si può fare qui, eh. Le ricariche stasi, sì. Così. Non me l'ha fatto usare, vero?
Vabbè, preso. Isaac, avevo perso il tuo ring, sei anche quello di Hammond. Tutto ok? Ho un radiofallo di soccorso. Nicole mi ha aiutato. Nicole è lì? Ci siamo separati. Troverà un modo per tornare. È davvero tosta, eh? Sono indietro alla sala di comando minerario. Lancerò il segnale. Tu sta attento a Nicole. Ammesso che il sistema non perda colpi di nuovo. Occhi aperti. Guarda caso, in quel momento ha perso colpi il sistema? In modo che lei non sapesse che c'era Nicole. Bro. Come dire, qua la situazione è un po' truffaldina. Ah, che palle. Non ti piace la luce, eh? Allora, non cagarmi il cazzo. Hai capito? È un videogioco, Twitch. È un videogioco. È tutto roleplay, non è che... cioè... ci sta. Anche l'UF ci stava, sì, aveva il suo perché. Continuo a sbagliare tasto, mannaggia il cazzo. Allora... facciamo così. Userò. Assolutamente prendilo, tienilo da parte. Se qui scendo non torno più su. È ripieno di esplosivi, quindi qua ci sarà la merda. Accesso a gravità zero. Ah, questo cos'è? La cabina. Uscita da gravità. Accesso a gravità zero. Vediamo se si può risparmiare. Ah, inventario pieno o non me lo dice con dei medikit da davanti però? Faccio giù questo. Ma no, figa. Dov'è che mi spara sto affare? Che cazzo. Questa è la zona dove ero prima dell'ascensore, quindi. Posso andare anche sotto? C'è un altro medikit. Scendi. Ma fai così e pigli questo. Postaccio, madonna. Dov'è il coso? C'è
C'erano delle munizioni, ma non ho spazio più per niente. Eccole qua. Poi minchia le prendo. Fai così. Carica. Prendi. Va bene, proseguiamo? Che dite? Abbiamo lottato abbastanza? Di qua. Ah, andiamo a lanciare il radiofaro, signori. Gravità zero. Sì. Esci dalle palle anche tu, voce inquietante. Io questo qui, cioè magari non serve, però me lo tengo qua. Vaffanculo. Metti che magari gli viene la malsana idea di attaccarmi. Ho una tanica di carburante e non ho paura di usarlo. Quindi non fatevi avanti. Ecco. Attenzione, avaria dell'alimentazione. Ma io lo sapevo, me lo sentivo nel cuore. Dov'è? Ho sentito cose. Dove cazzo sta? Ma vaffanculo. Quanto rompete le palle. Allora, Isaac. No, Isaac. Guarda da dove ti attacca. Ecco. Ole. Va bene, l'abbiamo dato. L'abbiamo pagata la rata. Posto. Tre proiettili ho di questi. Bene. Molto bene. Certo, andiamo di qua. Qual è il problema? Ah già, c'erano i cazzo di laser. E hanno fatto sparire la scatola per disattivarli. Bene. No? Come faccio a passare? Sì, per ora questo posto è il peggiore. È il peggiore per ansia e tutto. Per me è assolutamente una... un posto dove non vorrei stare. Ah, ma si è rotta la trappola? In qualche modo? Non ho un altro robo da lanciarli?
No, eh? Quindi se io facessi così. Ah, bene. Molto bene. Sì, la moglie puzza tantissimo, è vero. Yes, il tutone di livello 4. Subito. Dai, Isaac, devi drippare durissimo su sta scintola. Cioè, siete vivi in 10, però tu sarai quello più stiloso. Poi ogni volta che esce sembra uguale a prima, non capisco mai che cazzo cambia. A parte il fatto che aggiunge delle sezioni protettive. Sì. E poi con quello che resta ci shoppiamo un po' di questi. E possiamo vendere. Sì, è sempre più pesante la sua armatura. È vero. Ah, giustamente di qua. Armi, che cos'ho? Ok, prima qui. Autorizzazione confermata. Palese. Cioè, riesco a sbagliare anche così, ma si può. Piccoli occhi, piccoli occhi. Quali segreti avete visto? Criptico il nostro amico qua. Usiamo un cosino di stasi, va. G-Browns, salve, interrompo l'atmosfera. Vabbè, ci sta. Può ritornare un attimo nel mondo reale con una resub. Eccoci. Vai. Manda l'SOS. Accessore autorizzato. Tubi di lancio in preparazione. No, si è rotto. Ma ti pareva. I minatori hanno fatto esplodere anche i tubi di lancio. Sono spazzatura. Fantastico. Non possiamo buttare il radiofaro dalla finestra. E invece ci deve essere qualcosa. Usciamo nello spazio? Quello nella stiva mineraria per la fusione. Che cosa intendi? Se attacco il radiofaro di soccorso a quell'asteroide e poi lo lancio lontano dalla nave, avremo una trasmissione. Un asteroide, figa. Uccidere. Il macchinario là dentro è ancora in funzione, Isaac. Allora forse tiene anche fuori quelle cose. Ci dobbiamo provare, Kendra. Vado. Ma Isaac, ma fatti i cazzi tuoi una buona volta, ma te... Che palle che sei. E niente, no, lui deve andare, deve far tutto lui. Quindi la nuova idea è di attaccare un radiofaro. Di attaccare un radiofaro a un asteroide e lanciarlo fuori dalla cazzo di nave. Stupido maniaco che non sei altro di Naiva. Bro, che succede?
cazzo era quel coso? Isaac, io non ti sopporto più. Hammond ci ha trasmesso una registrazione dove stava sentendo della gente cantare e stava tipo impazzendo, quindi non è messo bene. Non sappiamo dove sia, però. Sono praticamente le capre urlanti di Minecraft, queste cose. Uguali. Ovviamente manca l'energia, ovviamente. Dove la prendiamo l'energia? Dalla stanza prima? Sì, uno era un po' buggato, è vero. Tecnicamente qua non ci serve più. Qua abbiamo già fatto piazza pulita, quindi penso che non ci romperanno ulteriormente le scatole. E invece... Bastardo. Gabriele, grazie dei 40 mesi. Ormai andando a scuola di sera riesco a vedere poco le live. Mi rifaccio guardando quelle di Karen. Vabbè, puoi anche recuperarle dopo nel caso. Comunque bentornato. Certo. Di qua cosa c'è? L'ho anche sentito che c'era sto bastardo, però ovviamente mi guardavo di qua e è uscito dall'altra parte. Classico. Carica. Poi l'arma che stavo tenendo prima. Che era. Non so se era il raggio contatto. O questo pistola a campo di forza, forse stavo tenendo. Teoricamente abbiamo le ricariche. Sì, lo so che guardare le live dopo non è la stessa cosa, però a mali estremi. Un po' buggata la porta, eh. Un pelino. Va bene, usciamo. Oh, madonna. Accesso a gravità. Ah, nel senso che questo è l'asteroide che dice. L'asteroide è bloccato da una manciata di legami gravitazionali. C'è spegnimento di emergenza. Mi disattivo con le brutte e posiziono il radiofaro di soccorso sulla superficie. Isaac, okay. Sei un folle maniaco. Ma come cazzo pretende?
disattivarli con le brutte. Significa ovviamente usare la stasi. Infatti sta anche lì. Quindi come la piazzi l'affare, scusami. Cioè, va bene tutto però. Non ho capito dove vuole che io lo piazzi. Devo metterlo ovviamente a fuori. Devo uscire. Se sia. Esci un po'. No, 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 non si può, non si può. Devo... Allora, facciamo un po' di test. Non lo so, ragazzi, è una bella idea. Ma non mi dà un input tipo mettilo qui, cioè non capisco sta roba. Sì, la stasi può bloccare tutto. Quello sì. Legame asteroide interno ed esterno. Ha quattro legami, due sono dentro e due sono fuori. Penso che l'esplosivo serva a qualcosa, sai. È la prima volta che non capisco davvero cosa devo fare. Cioè, so cosa devo fare, non so come. Però la direzione mi dice di uscire. Come se deve... Ah, ma posso uscire. Posso uscire, raga. Ok. Quindi adesso che sono fuori posso fare tipo... Cosa cazzo devo fare? Qua. Ecco perché. E ma quindi adesso come cazzo la fai? Tipo, mi stanno attaccando. Quando l'ho vista era troppo tardi. Bentornato Andre, grazie degli 11 mesi. Allora, sappiamo dove piazzarlo. La mia discolpa è la prima volta che
che ho cercato di passare non mi faceva andare, quindi... Hai preparato un piano? Asteroide bloccato da una manciata di legami gravitazionali. C'è spegnimento di emergenza. Mi disattivo con le brutte e posiziono il radiofaro di soccorso sulla superficie. Però lui dice li disattivo con le brutte. Dai, così deve funzionare. Beh, disattivo con le brutte a casa mia vuol dire una roba. Dobbiamo colpirli i dischi, dobbiamo romperli. Allora, rimettiamo il radiofaro, eccolo qua. Bene. Guardate qua, abbiamo stasi e ossigeno. Non a caso. Guardali! Hai visto? Avete visto? Ma che cazzo? Attenzione, ecco. Legame gravitazionale disattivato. Guarda qua, ovviamente. Aspetta, facciamo così. Ma com'è che sei ancora vivo? Ma smettila. Molto più semplice così. Dobbiamo semplicemente bloccarlo un attimo. Spariamo un colpettino. Usiamo questo che ha molti proiettili, direi. Attenzione. Fatto. Legami gravitazionali esterni disattivati. Sì, legami interni a piena potenza. Legami interni a piena potenza. Adesso cerchiamo il modo di entrare, basta. Facciamo fare il giro. Boom. Entri. Uscita dal fuoco. Ovviamente. Cioè, pensate che non me l'aspettavo? Ovvio. Ok, ripetiamo l'operazione. Non so se avete notato la figata prima, comunque. Ho ucciso il primo coso, ho preso il cadavere e l'ho lanciato contro il secondo perché stava rompendo. E poi l'ho ucciso. È stato molto figo. Attenzione. Il carico 8772 non è più assicurato. Personale non addestrato. Evacuare la stiva mineraria. Ok, quindi questa asteroide ha il nostro radiofaro, non è più collegata a niente. Possiamo lanciarla nello spazio. No? Cosa vuoi che faccio però? Deve uscire? Deve evacuare? Da dove la spari? Uscita da gravità zero. Ah, devo tornare nella sala di controllo forse?
tanto fai così. Palle, perfetto. Io sto andando a memoria, non so neanche se la strada è giusta. Dovrebbe essere di qua, no? A magazzino, controllo. Eccoci. Are you ready? Vai, sgancia, sgancia. Funziona, il radiofaro è di nuovo collegato, trasmette su tutta la banda, allineo il ricevitore. Ci vorrà un po', torna alla stazione di trasporto. Ah, tutto è bene quel che finisce bene, siamo salvi, giusto? Ora verranno a prendere. Rilevata anomalia pericolosa, quarantena attivata. Ma quello è il tipo che si rigenera? Oh cazzo, non l'avevo capito. Apertura manuale. Ma che apertura manuale? Ma vaffanculo. Cazzo. Apertura manuale pronta. Bro, prendi la cosa giusta, santo Dio. Cretino. Prova adesso con la porta. Mamma mia. No. Vaffanculo, non mi interessa. Non mi interessa, me ne vado. Non mi interessa un cazzo. Salvo. Sì, lui l'abbiamo ucciso. L'avevamo fatto a pezzi nella camera criogenica. Mi sa che è un altro esemplare. Non ha senso sta cosa. Dovremmo essere un attimo sicuri. Esatto, è quel testa di cazzo di Mercer, sarà stato lui. Porco due, la dovete smettere, maledetti. Stavo sentendo i rumori del coso lì e ho detto, ma spunta qua fuori. No, figa l'Enderman. Porca troia, ve li tolgo sti merda di cose. Il radiofare è partito. Sto allineando.
Un momento. Il sistema di ricezione non risponde. Oh, merda. Le comunicazioni, mai riparate. Non è un codificatore questo. Spero che anche 48 ore sia una stima errata. Altrimenti, niente salvataggio. Vai verso il ponte. Forzo la porta delle comunicazioni. Tu scopri qual è il problema. Non pensare a Nicole. Come dice Hammond, farà le scelte giuste. Che cazzo sono ste testoline qua? Che escono fuori solamente... Così ogni tanto saltano fuori. Boh. So. Autorizzazione confermata. Ah, lascia stare, va. Senti, ma una tavoletta per upgradarmi le cose, no, eh? Eccola. Allora, due nodi abbiamo, pochissimi. La malplasma. Capacità. È già bella tosta, dovrei trovare il potenziamento finale. Sto sbagliando tutto. Non c'è uno store? Sì. Infatti l'ho usato poco fa. Allora, vediamo se... lanciafiamme. No. No, dobbiamo trovare il potenziamento in giro. E basta. Per ora i nodi ci li teniamo da parte. Trofeo guadagnato SOS. Capitolo 7, espulsione d'emergenza completato. Capitolo 8, mandate il tutto. Merda. In tutto ciò abbiamo esplorato quasi tutta la nave, meno quest'area che è bloccata, che dovrebbe essere la zona delle tipo le unità abitative, la zona dell'equipaggio, insomma. Sì, è vero, la sua collega è fresca come una rosa e sicuramente è ancora chiusa da qualche parte, perché in una chiamata precedente... Che cazzo. Errore, avaria della centralina. Attendere. Wait. Buonasera, Sterni. Grazie mille per le 10 sub regalate. Allora, salutiamo Luxrino, Devin, Nuzza, Cipsi, Fac Loco, Querti Shish, Salassino 04, Kiga 0, Andrea Bar e Aris. Grazie Stermi, grazie mille, benvenuti a tutti. E Gino Peppino, bentornato, 23 mesi, molto dettagliato questo mod di Minecraft, hai visto? Sarebbe figo fosse così. Stavo dicendo, non siamo ancora andati in quella zona. La tipa che ci chiama aveva detto che si era chiusa nella stanza dei computer, tipo, penso sia ancora lì. Hammond non so dove sia, e mo ci sono problemi comunque, quindi adesso andiamo a vedere. Togliamo un attimo gli alert. E insomma... Ma
che sono ste interruzioni ogni tanto? Cioè, sono cali di corrente. Non è che sia molto chiaro, eh. Ecco, questa fermata qui che c'è ora è quella che ci manca. Sicuramente poi ci farà andare. Non mi ricordo esattamente com'è la progressione. In arrivo al ponte. No, ma la tizia lì non l'hanno killata nessuna perché è chiusa in un posto dove è relativamente al sicuro. Cioè, questo è il discorso. È fatta. Isaac, ha risposto una nave militare, la USM Valor. Hanno ricevuto l'SOS. Già qui? Che cosa ci fa una nave militare? Infatti. È di pattuglia? Non importa, mi farei salvare anche da una gazza. Non è di pattuglia. Raggiungi le comunicazioni. Riparato il sistema, avremo tutte le risposte. Ma grazie ancora a Stermi, di nuovo. Allora, un saluto a Wolfman, Sidro, Franciori, Giulio, Gabriele, Ben Fadel. Ah, per fare numero tondo, grazie Stermi. Equipaggio all'atrio principale. Qua non c'ero ancora andato, vero? Vediamo. Mi sa di no. Nave di Unitology sta arrivando. O così o sono affiliati comunque, per forza. Comunque ragazzi, siamo arrivati a 8 ore precise. Penso sì, ne metteremo 12 per finire il gioco. E ho una brutta notizia da darvi. È ora di staccare. Non è ancora mezzanotte, però direi questa volta di staccare qui. Così la prossima volta riprendiamo e abbiamo il tempo di fare tutto un capitolo senza interruzione. Se lo iniziamo ora, lo lasciamo a metà e per la prossima volta siamo punto a capo. Quindi ci fermiamo qui e penso che andremo avanti domani sera in seconda serata. Quindi se ci siete domani si va avanti e vediamo cosa succede. E quindi niente, buonanotte a tutti ragazzi, spero che vi sia piaciuta questa live, grazie a tutti del supporto, fate sogni d'oro, mi raccomando, non sognate mostri e meteoriti che fanno cose, e a domani, ciao a tutti.